Benvenuti alla terza puntata di Intuito Femminile dedicata alla responsabilità. Come si fa a riconoscere se stessi? È tutta un'operazione che si svolge durante la vita, cioè nel momento in cui mi rendo conto che non posso dare la colpa a qualcuno perché sono io che decido, io che esplico l'atto di volontà, quel qualcuno non può condizionarmi, ossia può farlo nella misura in cui io decido che lo faccio. Per cui se do rilievo a un determinato condizionamento, quel condizionamento fungerà da condizionamento, fungerà da interferenza. Se io decido che quell'informazione non debba essere un'interferenza, ma debba essere una interazione per esplicare il mio atto di volontà, io divento responsabile. E mi devo anche rendere conto che tutti i complici del sistema psichico che io ho creato e del modo con cui io vedo il mondo, tutti questi personaggi sono complici della esplicazione del mio atto di volontà e quindi della conoscenza del sé. Perché anche quando li vedo molto lontani da me, molto distaccati, molto formalizzati, devo riuscire a comprendere il meccanismo per cui ci sia questa distanza, per cui si crea questa distanza, e devo riagganciarli per poterli integrare. La capacità di poter interagire con qualsiasi essere umano e con qualsiasi ruolo sociale si possa svolgere è una capacità di comprensione dentro di sé, di assunzione verso il sé di tutte le responsabilità. Ora, è difficile per alcune persone attuare questo procedimento perché è più facile scaricare su un altro la responsabilità o mettersi praticamente dietro le spalle un amministratore delegato, perché questo agisce per nome e per conto mio, ma non sono io, è sempre un altro. Quindi se succede qualcosa io non sono responsabile, è responsabile l'amministratore delegato. E questo succede in tutti i ruoli sociali, lo vediamo già dal discorso della politica in cui c'è la funzione di delega, e poi nella famiglia e in tutte le strutture gerarchiche. In tutte le strutture gerarchiche c'è sempre qualcuno che è gerarchicamente superiore che dovrebbe assumersi le responsabilità, ma in realtà non si assume la responsabilità, quella che intendo io, cioè quella individuale, ma solo la responsabilità del ruolo e della parzialità che in quel momento sta svolgendo, perché sopra questa catena gerarchica c'è un altro pezzettino di ruolo che è parzializzato, che assumerà su di sé quel piccolo pezzo di responsabilità. Quindi non ha, io quando parlo di responsabilità mi riferisco alla responsabilità di tutto il proprio mondo psichico, perché il sé ne è il centro, quindi la responsabilità del sé. Mentre nelle strutture gerarchiche egoiche abbiamo anche, non solo abbiamo una parzializzazione dell'essere, dell'esistere, ma abbiamo una parzializzazione dovuta al fatto che quel ruolo che si sta svolgendo in quel periodo, in quel tempo e in quello spazio, e quindi già segnato da coordinate spazio-temporali, quel ruolo è un ruolo che mi porterà a una responsabilità parziale relativa a quel momento. Allora, questo significa che la responsabilità sociale è relativa alla frammentazione dell'io e a quel pezzo dell'io che io vado a scomporre, ma non alla visione d'insieme, alla globalità di tutto il proprio mondo psichico. Essere responsabili di qualsiasi cosa è qualcosa di incredibile. Arrivederci al prossimo post.